Vediamo qual è il secondo miglior business in assoluto da intraprendere, soprattutto in questo 2023. Stiamo parlando proprio di YouTube. Penso che nei prossimi anni diventerà la piattaforma migliore in cui investire, non investire soldi, ma soprattutto tempo. YouTube diventerà la prima piattaforma, il primo social in assoluto. Sta praticamente monopolizzando tutto. Io ho 70.000 iscritti di persone che comprano servizi da noi. Attraggono clienti per la nostra agency. Il mio canale YouTube ha attratto, penso, una decina di clienti che ci pagano dai 30 ai 50.000 euro al mese ormai da alcuni anni. Quindi non è solo la monetizzazione delle views, quella è roba da youtuber che fanno 2 lire. Tutti i nostri video sono asset che attraggono clientela per qualcosa di molto più grande, e questo può essere fatto sia con la tua immagine ma sia senza metterci la tua faccia. Ho diverse attività, diversi canali Cashflow Channel che sono su YouTube, poi sono su TikTok e replicate tutte le piattaforme, che ci generano veramente tanti soldi attraverso le visualizzazioni, attraverso la vendita di servizi attraverso quei video. E quei miei Cashflow Channel ormai sono totalmente delegati. Ovviamente ci ho messo del mio all'inizio, ma poi sono delle attività che scalano, continuano a macinare visualizzazioni, continuano a crescere, continuiamo a ricevere richieste di collaborazioni dalle aziende, perché un'azienda grossa come si pubblicizza? Attraverso ovviamente la visibilità online, quindi genera varie partnership con centinaia di youtubers, di cui anche Cashflow Channels, e pubblicizza la sua azienda, così crescono le aziende e di conseguenza servi tu con quel determinato canale che parli eventualmente di business. Ed è anche abbastanza semplice creare questi canali dove non ci metti la faccia, semplicemente un voiceover, uno scripter e un editor. Una volta che hai trovato questi elementi, hai vinto. Tutto questo verrà spiegato al quarto punto, dove ti darò anche la possibilità di iniziare a guadagnare direttamente con noi, anche senza metterci la faccia.